Witchstone, gioco competitivo sulla selezione delle azioni tramite piazzamento tessere, da 2 a 4 giocatori. Nei panni di formidabili streghe e stregoni, ogni 100 anni ci raduniamo per ristabilire il campo magnetico della pietra sacra Witchstone, tramite l'uso di potenti incantesimi creati all'interno dei nostri calderoni. Durante la partita, nel tuo turno, dovrai selezionare una delle 5 tessere che hai disponibili dietro il tuo schermo e posizionarla in modo strategico sulla plancia del tuo calderone, cercando di mettere simboli uguali uno adiacente all'altro per fare azioni sempre più forti. Creerai strade di energia dove far muovere le tue streghe e i tuoi stregoni per ottenere potenti bonus. Correrai sul tracciato della bacchetta magica per ottenere punti vittoria e ulteriori azioni. Usufruirai del magico pentacolo per avere migliorie alle tue azioni oppure azioni momentanee e cercherai di ottenere potenti pergamene che ti daranno punti vittoria a fine partita. Come per le caramelle, un'azione tira l'altra e più azioni riesci a fare nel tuo turno, più sarai efficiente, cercando ogni turno di capire quale sia la combinazione migliore. Benché questo non sia un vero e proprio contro, il gioco è completamente astratto e per quelli che amano la presenza di un minimo di tema nei loro giochi, qui non lo troveranno. Il gioco in due giocatori non ha molta interazione ed è quasi un solitario. Non c'è molta variabilità al setup, ma questa invece si presenta durante la partita e lo rende comunque un gioco longevo. Componenti di ottima qualità, meccaniche seppur non innovative molto interessanti e ben legate tra di loro. Gioco facile da imparare e veloce da giocare. Una buona interazione in 3, ma soprattutto in 4 giocatori. Se vuoi approfondire, clicca in alto o in descrizione per andare a vedere il flusso di gioco e il video del mio parere.